E sono tutta una chiave, insomma, né parlare, né fare, né andare alla telecamera, fanno autostop, vabbè, allora. Dunque, lo scenario che... Stai già registrando? Pronto? No, 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 quasi devo fare l'intervista. No, Gerard, non posso, almeno 5-10 minuti. Sì, cominciate a mangiare voi, che poi vengo dopo. Sì. Ciao, ciao. Ecco, là al centro, vedi, c'era un tizio grosso che faceva partire la musica. Non appena sentivamo il ritmo, ci schieravamo a tre o quattro file da 10 e dovevamo fare tutti la stessa cosa. E che ti devo dire? Era mia madre. Per me la persona migliore del mondo, la più bella, con quegli occhioni, i capelli sempre a posto. A scuola i bambini l'adoravano, spesso le lasciavano i bigliettini nel registro. Maestra Miriam, ti voglio bene. Ma a casa era coccolata come una regina. Prima che entrasse nel giro dei balli di gruppo faceva una vita normalissima. E non le mancava niente. Io la conoscevo meglio di tutti gli altri, per cui direi anche una bugia è riferirvi che Miriam era felice, no, per niente. Miriam si annoiava e si annoiava tanto. Per cui un giorno le dissi Mimì, io la chiamavo così, le volevo bene. Dico, tu non puoi vivere per i compiti in classe e i consigli d'istituto. Prenditi un giorno a settimana solo per te. Vado con mia nuora in un locale a ballare. Perché non vieni anche tu? Mammina, vuoi sentire? Io stasera non torno per cena. Ma perché è successo qualcosa? No, no, niente, mi trattengo un poco con le mie amiche. Intanto voi preparatevi qualcosa, ci sta la Filadelfia, ci sta la Ho capito, ma Panigale. dove vai? Poi ti dico, non ti Mamma? preoccupare. Mamma? Si comincia sempre dalla Macarena, a piccole dosi.
poi matrimonio dopo matrimonio, festa della donna dopo festa della donna, si passa alla Ligalli, al Pampa, alla baciata e così via. In questi casi si pensa sempre io sono forte e posso smettere quando voglio, ma in realtà è impossibile uscirne. In meno di un anno era diventata un'ossessione. Appena sentiva la musica correva al centro della pista, voleva dimostrare di essere la più brava, diventava competitiva, voleva dimostrare di conoscere tutti i passi a memoria. Giusto per darvi qualche numero: 25 morti di meningite solo nel 2012, 30 di tiburon e 41 di swing, swing, swing. Per non parlare dei bambini che restano traumatizzati, dei feriti occasionali a bordo pista e di quelli che mi vanno in depressione perché sbagliano i passi. Insomma, signori, queste sono cifre da guerra mondiale. Giro di affari che coinvolge mezzo mondo. Valli di gruppo arrivano dall'America Latina già pronti per lo spaccio. Palestre, circoli ricreativi, villaggi turistici. Fino a qualche anno fa la piazza era dominata dal clan dei Casadei, a capo dell'intera musicalità organizzata. Poi, con la crisi della coppia, il liscio perde colpi fino quasi a sparire. Ora abbiamo da una parte i grandi classici, ovvero gli ispanici, e dall'altra gli italiani, decisamente più trash. Non so, penso al ballo del cavallo, che il Times inserisce tra i 10 reati più commessi al mondo. Mancano 10 minuti alla mezzanotte! Qualche giorno prima l'avevo implorata. Mamma, rimaniamo a casa il 31 sera. Ci guardiamo Carlo Conte e cominciamo l'inizio dell'anno in grazia di Dio. Come se avessi parlato al muro. Si comprò un vestito rosso fuoco. Si infilò il tacco 12 e andò a ballare con le colleghe al cavalluccio muscoloso. E ci lasciò soli a casa. Verso mezzanotte ci chiamarono dall'ospedale per avvisarci. Di turno quella sera c'era il collega Spadaro. Io fui telefonato durante il cenone. Stavamo con la famiglia a casa di mia cognata. Lasciai il sutè a metà e ci tengo a dirlo. Immediatamente mi precipitai in ospedale, trovando un quadro clinico a dir poco disastroso. Dunque, signori, la paziente è precipitata in una overdose da valli di gruppo, causata naturalmente dallo stress a cui ha sottoposto il fisico, peraltro già compromesso dall'età. Anche squilibrata, palpitazioni, scurrilità gridata in sudamericano stretto. Insomma, i tipici sintomi del decrepito che non vuole accettare l'invecchiamento. Ho detto vada via. Si sentirà un po' in imbarazzo per questa cosa. Neanche un po' se ne va, per piacere. Via, via. La scuola ha dovuto subire un grosso danno d'immagine. Che cosa pensa al riguardo? Io non penso nulla e non posso parlare, per favore. Almeno un paio di domande, ce le conceda. Signora Martinez. La signora Martinez non risponde. Voglio vedere le mani, su, su, forza! Aveva ballato qualsiasi cosa, senza fermarsi nemmeno un secondo. Tipi tipi te, la colita, ritmo guelpa. E adesso andiamo con l'Alligalli! Arrivata all'Alligalli, Miriam cominciò a girare su se stessa. Girava. E all'improvviso (susurra)
eravamo all'ospedale, la trovammo in uno stato pietoso. Diceva parole senza senso. Muove la colita, colita, colita. Alla derecha, alla schierda, alla schierda, alla schierda, alla derecha. Ha continuato ad avere spasimi a tempo di musica. Questo fino a verso le 2:15 circa della notte, del 1° gennaio, orario in cui ho personalmente constatato il decesso. Non puoi mettermi le mani addosso prima. Ho capito. Poi se mi chiama sua madre ce ne andiamo subito. Due domande. Lo volete capire che cosa fate due. Male alla gente? Forse andate a intervistare i politici, quelle che fanno. La persona morta non è sua madre, è un'altra ho persona. Capito, quindi ma la persona non è che per le persone morte, le persone muoiono tutti i giorni, quelle sono una disgrazia. Le sale da balle muoiono. Ma che c'entra? Ogni giorno. Ma non vuol dire niente. A questa notizia, nella sala da ballo di sua madre muoiono. Ma che non lo hanno, non ho capito. Cioè non è che. Se sua madre esce. Due domande. Chi è? Signora, solo due domande, ce le conceda. Due domande e andiamo via. Ma io veramente non ho nulla da dire. Se non ha nulla da dire. Ok, è aperto. Vai, entra. C'è un processo in corso, quindi io non posso parlare. La cosa certa è la mia innocenza. Ascoltami, io sono stanca di tutte quante queste calunnie, della morte della signora Miriam, io non ho alcuna responsabilità. Sì, ma che cosa è successo? Questo ma l'abbiamo capito, che lei è innocente, l'abbiamo capito, ce l'ha detto in tutte le salse, ma che cosa è successo? No, senti ragazzo, ascoltami bene, Sono 10 anni che io insegno dignitosamente ballo nella mia palestra. Adesso non capisco qual è il motivo per il quale... Vabbè, 10 anni è un morto, non è una buona media. Non è una buona media, ma non è mia responsabilità. Non sono responsabile degli abusi che ne fanno i miei clienti, capito? Io non ho nulla da spiegare, chiedetelo un pochettino, c'è un processo in corso e per cui spiegherà la magistratura, capisci? Sta scappando dalle domande. Per favore, con quella telecamera, andate un pochettino a fare un'inchiesta alle scuole di ballo del Vaticano, non pagano nemmeno l'Imulli, non venite da me, per favore. Io sono fiduciosa nella magistratura. Sì, va bene, sei fiduciosa. Nel 1992, nel suo discorso alle Nazioni Unite, Nelson Mandela fu drastico. I balli di gruppo rischiano di annientare tutte le mie battaglie sui diritti civili. Darwin li considerava lo stallo dell'evoluzione umana. Prevert non ci ha mai scritto una poesia, quindi deduco che li detestasse. E poi Kant, poi Proust, e poi... No, scusami. Scusa, la possiamo rifare tutta? Non lo so, penso che questo profilo io mi sento meglio. Non lo so. Mi auguro solo che mia madre non sia morta inutilmente, che la sua storia sia di esempio per tutti. Per tutti. Tutti, anche i giovani come me. Io ho 33 anni, che vedono in un Meneito, in una Macarena, un'ancora di salvezza dove viene a mancare l'amore. La famiglia, la serenità. Da quel capodanno ho cominciato ad evitare le balere, i ristoranti, le sale da ballo e per alcuni mesi ci sono riuscita a smettere. Poi, a un matrimonio di una mia nipote, tra il secondo di carne e il sorbetto, partì. Bomba! Sensual, un movimento sensuale. Sensual, un movimento muy sexy. Dopo 2 minuti stavo in pista a ballare. Sensual, un movimento sensuale. Sensual, un movimento muy sexy. Sí.
Así, así, así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura,